comincia la storia di Villa Sorriso, originariamente nominata Hôtel du Paris e di paradiso chiaramente rimasto. C'è questo spettacolo sul secondo bacino del lago di Como, il paese Pognana-Lario, un paese arroccato. Per accedere a Villa Sorriso bisogna scendere 200 gradini dalla provinciale Como-Bellagio. Si arriva nella nostra casa attraverso un ponticello con un valletto. Questo valletto, carico di acque quando ci sono temporali, ha questo suono melodioso e le acque sono spumeggianti e pulite. La vista è a 180 gradi. Villa Plignana sulla sinistra, Torno con le sue belle ville, George Clooney, che è nuovo ospite del lago, esattamente di fronte. E spesso e volentieri scrutiamo la sua magione, ma probabilmente si bea molto lui nel vedere la nostra costa che non noi nel vedere questa costa molto costruita. La casa è costruita sopra la roccia. Queste sono cave di pietra di Moltrasio. I terreni qui sono tutti fatti a terrazze. Le terrazze una volta ospitavano queste piante di gelso, perché come si ricorda Como era una città molto importante per la tessitura e soprattutto per i setifici. Le terrazze vengono sempre tenute molto in ordine. Questo prato è riuscito a sopravvivere alle grandi partite di pallone dei miei ragazzi e fra poco avremo una fioritura splendida. Avremo queste rose di tutti i colori, i giaggioli, iris, rose a grappolo. Questa è una pianta meravigliosa di limoncina che sta riprendendo, ha un profumo splendido e anche in casa, tagliata con i rami tagliati in mezzo ai fiori, dà una particolare profumazione di limone. Pianta di fico veramente vecchia, però con degli ottimi fichi. Il caco, l'ultimo caco rimasto. In autunno si riempie di foglie meravigliose rosse, noccioli, melograni, piccolo ulivo appena trasportato e poi storica. È la pianta dal bicocco, di cui è rimasto solo un tronco, proprio a ricordo delle meravigliose albicocche che potevamo gustare nel mese di giugno-luglio. Mentre nel frutteto abbiamo quasi tutti i frutti di stagione. Partiamo dagli albicocchi, con le albicocche, le pere, i melograni, le prugne, i meli, l'uva di tutte le qualità, moscato, moscato bianco, uve di nebbiolo. Queste sono vecchie foto di famiglia, il papà quando era giovane baldanzoso, la nonna Luigia, i nonni, la mia mamma, il mio papà, gli zii e mia sorella alla prima comunione. Perché qui passavano tutte le vacanze, tutta la famiglia, sia Asti che Franzetti. Tutti i pavimenti sono ancora i pavimenti dell'epoca, purtroppo il tempo ha lasciato il suo segno, però sono talmente belli che non mi sembra giusto doverli ritoccare. La casa è tutta fatta sulla roccia e sulla roccia è anche questo crotto dove viene tenuto il vino al fresco, salami, formaggi e tutto quanto non ha bisogno del più moderno frigorifero. Allora, questo è un posto perfetto con un bel tavolino, due o tre seggioline per poter gustare un ottimo bicchiere di vino da una bottiglia appena aperta in compagnia. In una giornata magari uggiosa si gode una vista stupenda, si è al coperto e l'importante è in buona compagnia. Allora, questa è la stanza dei miei genitori. Adesso è diventata la camera di mia sorella, una camera degli anni 30, molto calda ed accogliente. Questa invece è la mia camera. Benché piccola, io ho passato tanti anni
prima come cameretta da singola, poi da giovane sposina e poi con i figli. Allora, questa è la camera dei nonni, proprio dei nonni Asti, camera originale di fine Novecento. Ogni camera da letto ha una biancheria particolare con i suoi colori. Le biancherie che noi usiamo sono tutte di ottima scelta. Queste sono le due ultime piccole camerette. Camerette che normalmente usano i giovani adesso, i nipoti o i figli non ancora sposati. I lampadari sono originali, sono stati rivisitati con molta cura, siamo riusciti a trovare ancora i pezzi originali. Ogni finestra si affaccia su un quadro splendido. Un arrivederci e un a presto da Villa Sorriso. Ciao!